partiti, finalmente dopo queste traversie di lungo periodo per quanto riguarda gli incontri in presenza, e abbiamo generato sempre col battesimo del Comitato dell'Educazione Finanziaria un evento in presenza presso gli uffici di Your Solution a Cremona in collaborazione con il settimanale Mondo Padano dell'Università Popolare di Cremona, il nostro incontro di padre in figlio, il concetto della trasmissione, del coinvolgimento generazionale, e abbiamo fatto un incontro in presenza con presenti imprenditori e dei figli, vero Giusy? Sì, sì, è stata un'occasione molto bella, innanzitutto perché erano 3 anni che non ci vedevamo di persona, quindi è stata anche un po' emozionante ritornare a parlare con le persone direttamente, cioè vedendole direttamente davanti a te e non per collegamento internet. È stata veramente davvero un ritorno e una bella sensazione. In quell'occasione era nostro patrocinante anche ANCP, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali, e quindi a maggior ragione in quell'occasione abbiamo parlato di questo processo che vivono tutte le aziende prima o poi nella propria vita, anche più volte nella vita aziendale, che è proprio il passaggio generazionale, quindi il trasferimento del valore patrimoniale dell'azienda piuttosto che il trasferimento del patrimonio vero e proprio della famiglia verso le nuove generazioni. È stata un'occasione per parlare, abbiamo invitato e abbiamo voluto che fossero presenti i padri e i figli, perché è un tema che riguarda entrambi i soggetti che sono coinvolti in questo tipo di passaggio, in questo tipo di come si può dire, di processo che l'azienda deve affrontare e che deve avere il contributo di tutti, assolutamente. Sono stati presenti.